funky, c'è il classico e c'è anche questo qua, anche più c'è jazz, tutto, diciamo. C'è tutto. Ma abbiamo vinto, abbiamo vinto. Ascolta, Cri, una cosa che mi ha incuriosito e che ho visto che ha incuriosito anche altri. Prima si parlava del tuo lavoro. Sì. Che potrebbe essere detto quello vero, nel senso comunque fai il medico, sì, quello che ti aiuta a pagare le bollette, così. E poi fai il musicista. Il rapporto che ha Cristian Savaroli, medico o quantomeno comunque non musicista, con le persone, perché tu sei una persona, come tutti quelli di cui si parla spesso, insomma, dei blues men vari, hanno molta umanità. Il tuo rapporto con le persone al di fuori della musica? Tu sei uno che chiacchiera molto, dicevi prima, poi sei timido verso il palco, sei un gatto di marmo. Sì. Fuori invece come funziona? No, fuori nella vita tutti i giorni? No, ma io sono abbastanza socievole, disponibile, direi. Disponibile non nel senso che magari alcuni pensano, ma anche magari, no scherzo, che c'è mia moglie all'ascolto, no, disponibile nel senso che se uno mi chiede un favore, anche magari legato a una cosa professionale, cioè lo faccio. Ne ho le parole. Grazie, credo che senza. E cerco di farlo, sono socievole, magari un po' con l'andare del tempo un po' meno che a 20 anni, però sì, credo di essere uno, non voglio dire ben voluto perché è una cazzata. Diciamo che trasuda umanità, Cristian. Sì, sono abbastanza, sono umano, insomma, una persona. Molto. Sì. Cerco di esserlo, ecco, insomma. Sì, lo sai. A prescindere, insomma. Vabbè, certo. Meno nella musica, magari sono più rompicoglioni, diciamo, nella musica, ecco, magari più. Proprio perché secondo me lì il rapporto con la musica mio è sempre stato, cioè la musica è qualcosa che comunque è bellissima, però è faticosa, impegnativa per una persona, perché devi tirare fuori qualcosa e cioè non sempre quello che tiri fuori ti piace, magari. Cazzo, che bella frase che ho detto. Non so, vabbè, poi posso dire la così se la dici, la ridici, la registriamo. Non è registrata. Stiamo registrando. Non stiamo registrando. Tutto quanto. No, dicevo, tante volte suoni e magari ti viene fuori qualcosa che, che ne so, tramite la musica, un ricordo, una sensazione magari non gradevole. È una cosa che apre, quindi questo il rapporto con la musica, quindi con l'espressione, non sempre è facile. Nel mio caso è abbastanza conflittuale. Quindi a volte dopo un concerto sei contentissimo, non riesci a dormire, a volte ti verrebbe voglia veramente di prendere la chitarra, di spaccarla per terra, di dire, arrivi a casa e dici no, basta, non suono più, perché per mille motivi, data male, il pubblico non era attento, piuttosto che non sono stato capace io di farli divertire, o magari gli altri hanno suonato male, soprattutto io sono uno abbastanza perfezionista verso di me, più incline ad accettare gli errori, molto autocritico, molto. Infatti per anni ho odiato ascoltare le mie registrazioni, adesso che sono diventato forse un filo più decente nel suonare, le sento più volentieri, però è difficile per me. Cioè se io sento un pezzo suonato, sicuramente nei 5 minuti gli vado a beccare le cose che non sono andate bene. Questo forse è anche una dote da un certo punto di vista. Sì, perché questo porta sempre, quindi a migliorare. Sì. Però io parlo proprio dell'aspetto meramente tecnico, chitarra e voce. Chitarra, io mi reputo un chitarrista, non un cantante, quindi sto a sentire soprattutto se qua ho fatto, ok, se andava bene, o piuttosto che questo l'ho fatto a tempo, queste cose qua. Quindi è abbastanza conflittuale il mio rapporto con lo strumento. Questo forse l'avevo già. Sì, più o meno se l'ha capito. Avevi anche già detto, comunque se l'ha capito. Ma il tempo dedicato quindi alla musica, visto che tu comunque hai un lavoro piuttosto. Allora, io adesso so che ho qua un grande musicista e quindi. Però vi faccio vedere qual è il mio tempo dedicato alla musica. Il mio tempo dedicato alla musica è fatto di questo. Io a caso ho il mio amplificatore, la mia mini pedaliera con looper e faccio delle cose del tipo. Scusa. Faccio una mini base, diciamo. Cioè, questo è un modo per me di mantenermi allenato
e anche di migliorare, di imparare delle cose. Quindi cioè, sullo strumento, questo è quello che io faccio a casa. Per un'ora, due, a seconda, anche tre a volte faccio a studio anche magari qualcosa, delle scale, delle cose particolari. Cerco sempre di inserirle in un contesto, diciamo, blues, cioè, tanto che credo che mia moglie povera ormai ne avrà più sopra i capelli, perché il blues era... Perché sente più o meno sempre le stesse cose, no? Quindi è un po' quello forse il limite. Però faccio così. Però cerco di suonare tutti i giorni, perché devo dire che mi fa stare veramente bene suonare. Cioè, dopo che io ho fatto un'ora di queste cose, la mente si libera e per me è proprio una grande valvola di sfogo e mi dà proprio gioia suonare. Capisco. Cioè, preferisco suonare con Patrick, logicamente, con altri musicisti. Non con tutti, ma con lui sì, con altri anche, con cui è gradevole. Però, in assenza di altro, faccio la mia simulazione di qualcosa. Vogliamo salutare anche i tuoi musicisti, visto che comunque fai live. I miei musicisti, la mia band, la saluto volentieri. Attualmente sto suonando con Angelo Slim Manno alla batteria, che come me non è un uomo di grande statura fisica, ma di notevole statura musicale, un grande batterista. E con Franco Lo Monaco, detto The President, perché è il presidente di Italian Blues River, associazione di cui zio Adri è un fondatore, io sono solo un socio ordinario, però che fa molte cose in ambito del blues, che va sicuramente citata, e di cui vi invito a seguire le iniziative. E quindi suono con loro in trio, poi ho suonato un po' con tutti, e adesso saluto tutti quelli che hanno suonato con me, anche quelli che gli sto sulle balle, che sono... però vi saluto tutti, vi voglio bene a tutti, anche quando cantavate i giri di blues vi volevo bene lo stesso. Perché la colpa è la vostra, ricordatevelo sempre. Saluto il Gio Riggi, che è il mio batterista storico, che attualmente per motivi legati allo studio è un po' fermo, ma lo devo salutare, perché è veramente stato importante per me. E poi tutti questi sono, poi tutti gli altri, insomma, tutti quelli che sono a sentire, con cui ho suonato, i primi Bergamaschi, Stefano Macchia, Gabriele Scaratti, e ce n'è Roby Zonca, che è stato mio maestro, ha cercato di essere mio maestro, ma io ero troppo duro, ero troppo indisciplinato per lui, però lo ringrazio perché mi ha insegnato un sacco di cose. Perché non si è rotto le palle nel momento di ammollarlo? No, l'ho un po' ammollato io, lui mi ha insegnato tante cose, è un ottimo didatta e un grande musicista soprattutto. Io sono un testone, però sono andato per la mia strada. Però le poche cose buone che faccio, molte vengono da lui. Grazie, quindi lui. Lo saluto. Ciao Roby. Facciamo un esempio ancora musicale? Sì. Facciamo un blues. aspetta, perché pensaci, vai tranquillo. Tanto io allora, dopo nel blues ci sono anche le cose melense del tipo... Thank you.
ascoltato la chitarra. Sono quasi successo. Scusate, che dovevo. Io faccio cose così. Ecco. A volte anche così. Cioè, no, adesso questa qua era una roba buttata lì, però ci sta anche fare dei pezzi così un po' più. Ci sta tutto. Ci sta tutto. D'amore. Guardate che parla poco. Dimmi, non ho capito. No, dicevo che parli poco, quindi va bene. Ma sì, no, è lui. C'è qualche stazzalerone. Qualche? C'è qualche stazzalerone. Allora, sono 19.47 amici, sono un'ora e mezzo circa che siamo in diretta con Cristian Salaroli, con due ospiti, uno è Patrick Moschen che conosciamo e anche zio Adriano Siberna, che è fotografo ufficiale ad esempio di Blues Made in Italy. Uno dei fotografi ufficiali, non voleva Conosco io, chiedo scusa al resto della popolazione fotografica. E quindi tutto quello che sta accadendo qui in qualche modo sarà poi ripubblicato sui vari social, vediamo un po' di riuscire a fare qualcosa di buono. Io chiederei in chiusura di questo incontro, Cristian, un gran bel pezzo tuo, se è possibile. Sì. Non vedo molto convinto. Stavo cercando di domare. Perché il muro si è stufato. Allora. Sì, in qualche modo sì. Ah, un titolo?
Si chiama Blues is the Light. Blues è luce. O la luce, insomma, era un momento un po' particolare, sì. Dove ho detto, vabbè, Hare Krishna, vediamo sta luce qua. Questa roba è molto amata dal Giorigi, questo pezzo. Ho sempre detto, fallo, suona anche bello. Vedi, infatti. Io infatti non lo faccio mai, ma nota testa di cazzo. Va bene. Allora, siamo in chiusura, io ti ringrazio davvero Cristian di essere grazie stato con Vito, noi. Grazie e siccome grazie. Spessissimo sei qua in Trentino, passa, certo, basta che suoni. Tanto i vicini sono contenti. Ormai ti hanno conosciuto, non ci sono più problemi, sanno che vieni qui dalle 2 del pomeriggio fino alla sera. E via. Loro lo sanno, siamo a posto. Naturalmente lo stesso vale anche per Patrick, che comunque porta sempre grandi artisti. E anche per lo zio Adri, che quando l'ho incontrato per la prima volta a Cerea mi ha detto, ah cazzo, finalmente ci conosciamo, passerò di lì qualche volta, però sei un po' lontano. È vero. Stasera l'occasione è giusta. Adesso io vado su a fare il turno e lui si ferma, lui sa lasciarla. Fare un paio di giorni di vacanza. Esatto, si fa la vacanzina. Allora chiudiamo davvero con l'ultimo pezzo che poi andrà in sigla e pubblicità e eccetera. Quindi io vi saluto e voi salutate. Ci salutiamo? Noi ci salutiamo, grazie a tutti per la pazienza e insomma va bene, ho detto un po' di parolacce ma mi sono divertito molto. Allora adesso Patrick avvia lui un blues giusto per e lui suona. Grazie a tutti, ciao.
Grazie.